Il presidente Fini iniziava con una citazione che lui definiva paradosso. Io credo, presidente, che non si tratta di un paradosso. I nostri figli non vedranno mai un telegiornale, non vedranno mai un talk show. Mentre la classe politica si accapiglia per dividersi le quote di questi dinosauri, così sono stati descritti, non ci rendiamo conto che fra pochi anni non ci sarà più uno spettatore per queste cose. La trasformazione è radicale. Ora, chi attacca la rete l'attacca involontariamente, in assoluta buona fede, chi non si rende conto della radicalità della trasformazione e quindi applica categorie che valgono per le cose che noi conosciamo a un territorio nuovo. Questo comporta due conseguenze. Qua siamo nel luogo più sacro per gli aspetti che riguardano la regolamentazione. Ecco, il legislatore di solito si pone di fronte a queste novità con la esigenza di regolamentare, ma dando risposte solo in termini di limitazione, come se la legge dovesse essere uno strumento di difesa rispetto alla novità. Io credo che l'atteggiamento dovrebbe essere basato su due aspetti che sono emersi chiaramente da quanto abbiamo sentito. Uno è quello di considerare, ho usato non a caso questa espressione, la rete come un territorio, cioè come la estensione del mondo che noi conosciamo. E quindi per molti aspetti non c'è bisogno di aggiungere regole e leggi, perché gran parte di quello che avviene nella rete è regolato dalle leggi ordinarie e quindi non c'è bisogno di considerare un pericolo. Esistono dei temi, a qualcuno si è fatto riferimento, come quelli più estremi, quello della pedofilia per esempio, che vengono connessi alla rete, che appartengono alla nostra vita normale. La rete non amplifica, non è uno strumento in più, e le leggi per la libertà di stampa, per la denigrazione, per tutti gli altri aspetti che possono essere, a cui la rete si espone, sono esattamente quelli a cui la vita normale ci espone. L'altro aspetto invece è quello delle nuove opportunità, in cui anche qua non si può considerare la rete come alla stregua di una televisione, di un quotidiano. Anche in questo il presidente Fini è stato molto puntuale. E quindi, essendo un territorio nuovo, all'interno del quale ci sono i giornali, ci sono le altre forme di espressione, sono quelle che vanno considerate, ma esistono poi problematiche nuove. Il nostro relatore, il professor Lessing, è stato uno dei creatori del concetto, ma anche della società che ha gestito i cosiddetti Creative Commons. Esistono ovviamente problemi nuovi che la rete crea, per esempio in materia di regolazione dei diritti d'autore, ma queste novità vanno assecondate, nel senso che c'è un diritto nuovo che deve essere stabilito anche in campo internazionale per regolare le novità, perché immaginare di poter proteggere i diritti d'autore così come finora è avvenuto con i tradizionali mezzi sulla rete è impossibile. Allora bisogna capirne il corso e assecondarlo attraverso delle regole nuove che tengano conto di necessità che sono inalienabili. Chiudo, perché siamo molti e sono già stato troppo lungo probabilmente, dicendo che quindi il legislatore, chi si pone di fronte alla necessità di regolare, deve porsi in un'ottica nuova, avendo come riferimento esattamente i nostri figli. I nostri figli dovrebbero essere i consulenti del legislatore. Noi in Italia abbiamo dei limiti, il limite che io ritengo assurdo alla libera utilizzazione delle reti wifi e WiMAX, per esempio, che derivano da questa reticenza del legislatore e dal fatto che probabilmente i consulenti di cui giustamente il legislatore fa uso sono quelli abituati a ragionare su un territorio che non esiste o non esisterà più. Io vedo qua in sala i visi di molti di quelli che sono nati con la rete, operatori di vario genere, dai rappresentanti dei social network a quelli che hanno accompagnato via via, quelli che hanno informatizzato parte del sistema italiano. Io temo
che nessuno di loro, ne vedo molti in sala, sia mai stato audito nel momento in cui si è messo mano alla regolamentazione di Internet. Quindi io credo che il nostro Paese, che si fa avanguardia con la proposta di attribuire alla rete il premio Nobel, debba dimostrare questa capacità di ascolto e di trasformazione anche in norme, in regole, di questa capacità innovativa di cui siamo portatori, e quindi può diventare avanguardia anche in sede legislativa. Siamo ancora un po' indietro.